Paola Bergionelli, presidente del CONI, un altro evento importante per la città di Piacenza, il Volley Night con le premiazioni del Volley Nostrano. Sì, questo ormai è diventato un appuntamento fisso del nostro calendario sportivo, della nostra stagione sportiva. Vedo il tavolo delle premiazioni, quindi mi anticipano i premi perché stanno a sottolineare ancora una volta un movimento in crescita. A me fa piacere sottolinearlo perché significa che se ci sono tante ragazze, tanti ragazzi che nella nostra provincia praticano la pallavolo, significa che dietro di loro ci sono delle società che lavorano bene, ci sono dei dirigenti che sanno affrontare anche questi momenti di difficoltà. Sappiamo che è sempre più difficile fare sport, soprattutto c'è, è giusto dare merito anche a una federazione a livello provinciale che lavora bene. Siamo un po' una provincia in controtendenza, in molte province, non solo dell'Emilia Romagna ma in Italia un po' ovunque, ci sono società sportive che sono costrette a chiudere per motivi economici. Piacenza resiste, questo significa che avendo un saldo positivo o comunque simile a quello degli anni precedenti, ripeto, i nostri dirigenti sanno lavorare bene. A noi fa piacere perché è un vanto per tutto lo sport piacentino, ci dà la possibilità come CONI di continuare a lavorare per i giovani, e poi le federazioni ormai sanno lavorare bene e continuano in questo solco. Oggi è la festa di quelli che hanno raggiunto i risultati più importanti a livello provinciale, ma mi piace ricordare anche quelli che magari in campionato sono arrivati quarti o quinti, che quindi questa sera non verranno premiati, perché mi sento di dire un grazie a tutti loro per l'impegno e per la passione che mettono in questo sport, ma soprattutto, ripeto, un grazie ai dirigenti, ai tecnici e ai tanti volontari che permettono alla pallavolo piacentina di continuare a crescere e ad arrivare ad alti livelli. Bello vedere che Copra e Rebecchi sono solo la punta di un grande iceberg in realtà. Sì, questa è la, hai fatto la fotografia esatta. Copra e Rebecchi sono un po' l'elemento trainante. Io dico sempre che fanno, ci aiutano a fare promozione sportiva, perché in effetti in questi ultimi 10 anni, grazie a queste due grandi realtà della pallavolo piacentina, tanti giovani si sono avvicinati a questo sport. Dietro a queste due grandi realtà, stasera lo possiamo vedere benissimo, ci sono società che soprattutto a livello giovanile, quindi fino all'under 18, fino alla seconda, alla prima divisione, lavorano veramente molto bene e continuano a crescere, ripeto, e il fatto che continuino a crescere sia numericamente, anche come numero di tesserati, anche come numero di società, in un momento in cui è davvero difficile fare sport per motivi economici, credo che sia veramente un merito che dobbiamo riconoscere. Quindi torno al discorso di prima, tanto di cappello ai nostri dirigenti, significa che sanno rimboccarsi le maniche, ma soprattutto hanno la passione per far fare lo sport ai nostri giovani.